Niente, non ho potuto vedere nessuna partita, ma neanche stasera. Però l'Inter è lì a più 4, vince il derby, è tanta roba, sono stanco, sì, sono stanco. Però non portavo video da 4 giorni, più o meno. E dai. 3-0. E si vola. Un Inter padrona del derby fin da subito. Un 5 minuti l'inizio secondo tempo caparbi del Milan che trovano Samirone sulla loro strada. Poi però la Lula esce alla distanza, doppietta di Lautaro e un gran gol di Romelu. Che bello. Milano è nerazzurra almeno per questa volta. Tre derby, 2-1. Milano siamo noi sempre. Una battuta d'arresto ci può pure stare. In 5 anni l'abbiamo fatta da padroni. 10 derby, uno perso, due pareggiare, qualcosa del genere. Ma come lo ricordo più. Pensate un po' come sto messo. Dai, l'Atalanta vince contro il Napoli. Il Parma si suicida perché stava vincendo e fa il Nighting all'ottantesimo. Pareggia l'Udinese, pareggia il Genoa in extremis contro il Verona, 2-2 anche quello. Il Toro vince e manda un segnale là sotto. Tanta roba e manca ancora Juventus Crotone. Roma si è suicidata, la Lazio ha vinto. Poi non so cosa sta succedendo in casa Lazio. Si parla di penalizzazioni per le prossime 2 partite, non so perché. Provincia contro la Samp, 1-0. Gol di Luis Alberto. Tra l'altro contro Fantacalcio, perché sì. Perché se non avevo io Luis Alberto contro, Luis Alberto non segnava. Sassuolo pareggia, riesce più a vincere la banda di De Zerbi. Sì, lo scorso turno aveva vinto 2-1, è vero. Però lo Spezia ha perso 3-0 la Viola. Beh, tanta bella roba, poi riuscirò domani a fare un video planetario. Oggi era un po' così anche per parlare della nostra Inter, della nostra benamata, la Meneghina. È su, a guardare tutti dall'alto. Yes. Like, commento, iscrivetevi al canale. Non so come chiamerò questo video, non so dargli un titolo, quindi boh, fate voi. Ciao.